direi che una schermata del genere non si era mai vista in tutte le 700.000 hack italiane che sono state fatte. Quindi ammiriamo la schermata di Pokémon Ruby. Ah, che bello, si è anche dimenticato di modificare la intro. Cominciamo nella stanza, una cosa nuova. Quanto pare c'è una tizia che guarda chi entra ed esce dalle scale. Cosa vuole? Ah, mi raccomando, appena avrai il tuo primo Pokémon, recati subito al centro Pokémon. Questo servirà per evitare bug. Ora vado, ci rivediamo presto. Ok. Però questi tileset credo di averli già visti da qualche parte. Solo che proprio non ricordo dove. Beh, però vedo anche gli errori di mapping. Quindi sei proprio bravo. Bravo, 10 su 10. Questa qua di sicuro finisce negli awards di fine anno. Quindi complimenti. Bravo, bravo, bravo. Potrei farvi vedere un bug bellissimo. Cioè un bug, un glitch bellissimo perché è bello, però non c'ho voglia di resettare tutto. Ok, dai, facciamo. Guarda che bello. Troppe Pokéball per me. No, e comunque quel bug succede perché noi non abbiamo Pokémon e quindi si incasina tutto lo script. Anche perché giustamente i signori della Game Freak non ci avevano mica pensato, cioè avevano progettato tutt'altro. E ovviamente, siccome nessuno l'aveva ancora fatto, adesso ci sarà il prof da salvare dal solito Pucciena, quindi affrettiamoci perché appunto sì, ecco, vediamo un po'. Sì, proprio i Pokémon quelli originali. Bello, che bello questo gioco, questo percorso è così difficile che davvero ci vorrebbe una giornata intera. Nintendo ha un Uma fatti da parte perché adesso c'è questo simpatico ragazzo che ha trovato un modo più difficile per fare i percorsi e tutti gli indovinelli, gli enigmi. Ecco, siamo al percorso 1 che porta al percorso 1. Gli alberi che si tagliano, l'acqua piatta, il che è abbastanza inquietante, e noi ce ne andiamo perché ho paura. Oh, ciao Maggio, sarai mica tu. Ciao. Facciamo una lotta. Questi sono i più bei dialoghi che io abbia mai sentito in vita mia. Bravo, bravo, così si fa. Quindi, Charmander. Ho una lotta. Ok, e adesso? Ciao. Bella lotta. Chi sta parlando con l'albero? Bravissimo, non mi divertivo così da dei secoli. Ok, ora devo andare, ciao. Beh, in effetti se n'è andato. Ciao, te mi darai una pozione? Piacevole, Pokémarket qui a fianco. Dato che è la tua prima volta, ti regalo una pozione. La mia prima volta? Cosa stai... Cosa... Scappiamo. Qui c'è una palestra. Wow, c'è la palestra, la palestra su vetro. Dai, andiamo a sfidare la palestra, però prima ci alleniamo perché dobbiamo diventare più forti e imparare una mossa fuoco perché altrimenti è un po' difficile, sapete. Ciao Petra, come va? Perché mi cammini sopra la testa? Sei un fantasma anche tu? Ho vinto! Sì, ora posso andarmene. E questa qua era una palestra spettro che come regalo vittore ti dà la MTD Rocciotomba e quindi è perfettamente sincronizzato, i miei complimenti. Però io adesso non posso più proseguire perché mi manca taglio. Ma secondo me qua c'è il tizio che mi dà taglio, guarda. E
eccolo. Ma wow, adesso ho due torci. Uno si evolve, l'altro invece che cosa fa? L'altro non si evolve. Ah, peccato. Speravo di avere così due Pokémon, però no. Ci sono gli alberi da miele. E poi cosa? Ciao recluta del team Hydro, cosa vuoi? Cosa? Ah, c'è già Ivan. Ciao Gil, seccatore. Cosa vuoi, marmocchio? Non vorrei mica fermarmi. Ah, non farmi ridere. Io non so nemmeno chi tu sia, seccatore. Tutti che vanno via con delle uscite d'effetto. Cetrean Town. Prima però una bella lotta, così me lo dici. Sono morto. Infatti. Che bello questo gioco. Io penso che se fosse un gioco vero dei Pokémon, la gente proprio si innamorerebbe, anche chi non conosce il brand o lo schifa, perché davvero questo qua è un gioco di quelli fatti bene. E comunque la prossima volta potresti anche non rubare i tileset di qualcun altro, così te la butto lì.